Ciao a tutti e benvenuti sul canale, siete su Cartovantique e con questo interattivo oggi vedremo qual è la porta che sta per aprirsi davanti a noi nell'immediato futuro. Restate con me. Ciao a tutti, come sempre, bentrovati, bentornati e benvenuti a tutti coloro che sono nuovi qui. Siete su Cartomantic e oggi faremo un interattivo che da un po' mancava sul canale, è quello con l'oracolo delle porte, per vedere qual è la porta che sta per aprirsi davanti a noi nell'immediato futuro, quindi futuro immediato, e quindi uno studio delle energie che abbiamo ora a disposizione per affrontare un cambiamento che sarà quello che sarà a seconda di quello che vi uscirà dalla variante che sceglierete, perché infatti è un interattivo, quindi come sapete è una stesa generale, sono tre varianti associate ognuna a una pietra, a voi scegliere quella che vi ispira maggiormente, ascoltare la variante e trattenere ciò che vi sembra che vi risuoni, lasciando andare ciò che è superfluo, perché siamo tanti, quindi non possiamo insomma essere precisi per tutti coloro che guardano il video, ma naturalmente in linea generale vi parlerà. Se non vi dovesse parlare assolutamente cambiate variante, altrimenti vuol dire che questa non è la volta buona. E allora, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando un bel giro sul canale a vedere tutti gli altri interattivi che sono temporanei laddove non è indicata una data, altrimenti se l'avete già fatto e siete di quelli che sono qua dal primo giorno, comunque dai primi tempi di Cartomantic, andrà meglio la prossima volta sicuramente. Comunque sto cercando di essere sempre più regolare con le pubblicazioni sul canale, quindi al massimo aspettate un paio di giorni e vedrete che ci sarà qualcosa che vi parlerà di più. Intanto io vi ringrazio tutti, credevate di averla scampata bella questa volta, no, neanche questa volta, quindi vi ringrazio tutti per il canale, per come sta andando, per le visite al sito, per tutte le attività connesse con Cartomantic che stanno veramente dandomi tante 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 soddisfazioni. Quindi grazie, non solo come dico sempre è doveroso, ma viene proprio dal profondo del cuore, lo faccio molto volentieri. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sia al canale, attivando poi le notifiche con la campanellina, e anche alla newsletter alla quale potete iscrivervi da qui sotto, c'è il link nella descrizione del video, o da cartomantic.com, il sito che è stato appunto appena rinnovato e che mi avete dimostrato di aver gradito tanto. Vi chiedo come sempre la gentilezza di, se dovete contattarmi, di usare il modulo apposito che trovate sotto la pagina contatti del sito, di non rispondere alla newsletter perché purtroppo finisce nello spam, quindi rischio di non vedere le vostre richieste e quindi non potervi rispondere, ma vedo che comunque già avete compreso questa mia esigenza di dividere bene le cose per essere appunto più puntuale, più precisa nelle risposte, almeno il più possibile. Stanno arrivando ancora una tonnellata di novità, quindi restate in contatto, appunto la newsletter è il modo migliore. Bene, allora io a questo punto vi lascio scegliere la vostra variante, quindi tra la bianca, la verde e la blu, come preferite, potete mettere il video in pausa, potete chiudere gli occhi, potete scegliere così senza pensarci su due volte. Vi ricordo che sempre nella descrizione del video trovate i link diretti alle tre varianti, così non dovete fare avanti e indietro nel video, e cliccando lì arriverete direttamente alla parte del video che vi interessa e io lì vi aspetto a fra pochissimo. Bene, allora chi ha scelto la pietra bianca che è già qui in postazione? Adesso vedremo quali sono le energie di partenza prima di scoprire qual è la porta che si aprirà davanti a voi. Qual è la situazione che prende in considerazione questa nuova vita, altro che porta che si apre qua. Direi che è una carta tra le più indicate per una stesa di questo genere, quindi vediamo bene. Adesso anche le energie un po' più particolari, se ci danno qualche indicazione. Ne prendiamo questa volta tre, perché voglio vedere proprio il percorso che ci ha portato fino a questo punto, quando adesso si dovrà spalancare. ragioniamo alla grande, spalanca una porta. Quindi vediamo un po' qual è questo percorso. Allora, non ne possiamo più qua. Diciamo che qui siamo in una situazione che è partita bene, c'era entusiasmo, probabilmente qualcosa, adesso io direi di sentimentale, e qua è una situazione che inizialmente appunto ha dato delle grandi soddisfazioni, probabilmente una grande connessione, che poi però con il passare del tempo si è esaurita. Qui è proprio
arrivare a non poterne più, insomma, è brutto dirlo, però questa carta è abbastanza eloquente per i fatti suoi. Qua l'epismo, guardate la faccia di questo personaggio, qua siamo proprio stanchi. È una situazione che non ha più ragione di essere, probabilmente. Parlo così di una situazione sentimentale perché è la prima cosa che mi viene in mente, però adesso ovviamente dovevo andare a controllare meglio che si tratti proprio di questo. Allora, l'imperatore. L'imperatore, carta di stabilità, no? Ma quando la stabilità esagera diventa immobilità, impossibilità di andare avanti, cioè il desiderio proprio di progredire, ma imperatore può anche significare una certa rigidità, quindi qualcosa che non si muove. Numero 4 è lista, da quello che vedo qui, secondo me, che è qualcosa che appunto ha bisogno di essere messo in museo e poi per poi rinascere a nuova vita, insomma, c'è poco da fare. Controlliamo adesso finalmente qual è questa porta. Allora, la porta dell'Ade. Allora, detta così non è che prometta benissimo, no? Porta dell'Ade ci parla, l'Ade purtroppo non stiamo a entrare troppo nei particolari, sapete bene di che cosa stiamo parlando, però è una cosa di, questa carta ci indica una stasi, quindi una situazione, come dicevo appunto, di stagnazione, però è un cambiamento. Probabilmente subito, evidentemente qui allora non è tanto il desiderio di uscire da una situazione, ma qua mi dà l'idea proprio di essere un abbandono, quindi si apre la porta dopo questo abbandono e riusciamo finalmente a uscire allo scoperto, a muoverci, a avere questa nuova vita di cui ci parlano queste energie. Questo è il superamento di un trauma che io penso sia soprattutto sentimentale, per quello che per adesso mi risuonano queste carte. Ovviamente adesso andiamo a controllare, però è effettivamente una carta che ci dice che è superamento di conclusione di un periodo, insomma, in cui non siamo stati bene, soprattutto per qualcosa che abbiamo subito. La porta che si apre è proprio quella del cambiamento dopo aver passato un periodo brutto dovuto al rifiuto, all'abbandono di qualcuno. Certo, può essere anche inteso come un periodo brutto lavorativamente parlando, di stagnazione che finalmente viene superata a seguito magari appunto di un licenziamento, di una cassa integrazione o in ogni caso di qualcosa che prima andava e poi piano piano è andata degenerando. Qui si cambia, insomma, finalmente nuova vita proprio perché si supera questo periodo. Vediamo un po' che cosa abbiamo. Allora, qui c'è un taglio che ci parla certamente di una nostra fedeltà a noi stessi, ma anche di qualche cosa che ci teniamo dentro. Quindi non, il cambio che abbiamo subito appunto non ci ha fatto cambiare, però non abbiamo forse neanche saputo bene, fare appello a tutte le nostre energie, a tutte le nostre capacità per affrontarlo in sicurezza, per affrontarlo, oddio, un abbandono, un rifiuto non è che si affronti così come se niente fosse, però forse avevamo più risorse, siamo rimasti un po' mezzi tramortiti, proprio perché prima andava tutto bene e forse siamo ancora fedeli all'idea di quel qualcosa che possa ancora tornare. Invece qui tutto sembra dire che sì, qui c'è una trasformazione, finalmente oserei dire, è qualcosa che, qua, cioè che ci lasciamo alle spalle, qualcosa di brutto per crescere. Allora, vediamo sopra e vediamo sotto. Allora, qui siete voi, voi sapete, non lo dico
più, no, lo dico sempre che non dico più poi, lo dico ancora perché penso sempre che ci possa essere qualcuno che ancora non sa e quindi magari mi piglia fermata. Allora, in queste stese voi uscite con la carta della consultante perché sono io che leggo le carte per voi, chiunque voi siate, quindi non vi preoccupate se non assomigliate minimamente a questa signora settecentesca che vedete qua nel riquadro, sì, siete voi, so se trovate piuttosto cambiati magari, ma è così. Allora, da che cosa partiamo qua? Partiamo effettivamente da grandi aspettative, avevamo qualcosa di consolidato, avevamo qualcosa che ci ha fatto anche essere felici, sembrava il raggiungimento di una meta che era la nostra priorità, però rimane là perché nel frattempo siamo arrivati qui purtroppo, dove si è imposto un cambiamento. Da quello che vedo purtroppo può essere un cambiamento di tanti tipi, certo che voi siete rimasti succubi di quello che è successo, quindi può essere sia un cambiamento purtroppo di una relazione dove sono intervenuti dei fattori esterni, inutile che io mi dilunghi nel spiegarvi quali possono essere, comunque qui potreste essere stati vittime di un tradimento e quindi stati messi da parte. Allo stesso modo potrebbe essere stato un cambiamento in un lavoro dove avevate probabilmente un contratto, qui è un licenziamento o comunque un allontanamento davanti al quale non avete potuto fare nulla, vi ha imposto un cambio proprio anche a livello emotivo, avete perso le certezze e quindi adesso siamo un po' così, con questa nave che non si sa bene dove ci porti, rimpiangendo un po' i bei tempi andati, forse ancora un po' lì fermi. Nella speranza che le cose si riaggiustino, lo dico per entrambe le situazioni, quindi sia che si tratti di lavoro sia che si tratti di amore. Diciamo che per un certo periodo, che forse si sta prolungando anche nel momento in cui stiamo effettuando questa lettura, questo imperatore è stato allo stesso tempo un po' appunto il rimanere fermi senza saper superare quanto accaduto, oppure. E anche, non so, non solo oppure, ma anche in aggiunta, una sorta di ostinazione nel non voler accettare il cambiamento. Allora, queste cose normalmente che sono inevitabili perché dobbiamo trovare il tempo, no, di fare i conti con quello che ci sta succedendo, però alla fine ci fanno sentire male perché non riusciamo ad andare avanti, a superare quello che può essere stato un trauma che è stato piuttosto forte, insomma, qui si passa da una cosa forte e consolidata che ormai davamo per scontato a un taglio netto e oltretutto qua devo dire che siete stati messi un po' anche con le spalle al muro, nel senso che siete stati avvisati, come si dice, esito raggiunto, magari avevate avuto dei sospetti, magari delle avvisaglie, in amore certamente c'era già in atto una sorta di gelosia o di sospetto proprio nei confronti di qualcuno. Per come stavano andando le cose, ma qui siete stati un po' manipolati, insomma, per un po', anche qui questo imperatore può esserci d'aiuto, anche qui siete stati lasciati nella certezza che andasse tutto bene, quando questa certezza non l'avevate voi e tantomeno era legittimata a darvela il diretto o la diretta interessata, però era come nella speranza che, senza agitare le acque tutto sarebbe poi andato a posto, si sarebbe risolto in un nulla di fatto. Per quanto riguarda il lavoro, anche qua c'è stato un bel tirare in lungo, insomma, forse adesso pensate anche che avreste potuto eventualmente muovervi diversamente se l'aveste saputo e forse c'è anche una sorta di rimprovero che vi fate nel non aver aperto sufficientemente gli occhi, esservi fatti un po' così ipnotizzare, perché questa è la carta del serpente, da tante belle parole, da tante belle promesse, quando invece voi sapevate, perché voi sotto state, quindi voi sapevate che cosa stava succedendo, ma era una sensazione, eravate alla ricerca di indizi e come spesso fanno le persone quando sono molto oneste, da chi vanno a chiedere se va tutto bene e da chi sta mettendo in opera la fregatura. Purtroppo questo è un pattern che è molto ricorrente, anche perché. No, da persone oneste si ragiona come se anche gli altri fossero come noi. Qui avete chiesto alla persona sbagliata e siete rimasti un po' intrappolati nel vostro schema di comportamento e anche in una situazione in cui sentivate che c'era qualcosa che non andava, ma non avevate, come si dice, le prove o comunque non avevate degli elementi sufficientemente provanti per poter fare qualche cosa. Ripeto, qua stiamo proprio parlando di amore o di lavoro ed è qualcosa che è durato, che ha influenzato molto, molto
tutta la vostra vita fino a qui, perché questa carta dell'esistenza è una carta, sì, certo, di attività, di desiderio di vivere, di desiderio di mettersi in gioco, ma è una carta anche che ci segnala, soprattutto in abbinamento a questa, che noi avevamo puntato moltissimo su questa cosa, sia che stiamo parlando di una relazione, sia che stiamo parlando appunto di una posizione lavorativa. Può essere anche un'amicizia, però sinceramente la vedo un po' in secondo piano, ma anche qui può essere, però dovrebbe proprio essere stato messo in atto un tradimento da parte di una persona di cui vi fidavate, ma qua verrebbe meno poi il motivo. Invece, se stiamo parlando di lavoro, qua il motivo è che semplicemente non avevano più risorse per avervi, anziché affrontarvi come vi sareste meritati e vi hanno messi da parte, certo, rispettando leggi e normative, però sta di fatto che adesso voi magari siete in una posizione di impasse quando qualcuno che se la meritava un po' di più la vostra situazione sta andando avanti a lavorare, perché qui c'è proprio questa sorta di inganno di manipolazioni. Se invece stiamo parlando di amore, allora qui il motivo purtroppo è più che evidente, per un po' vostro partner, insomma la persona di vostro interesse l'ha fatta franca fino a quando non è stato più che chiaro che c'era ormai una persona di troppo, e di troppo eravate voi, la persona di più è quella che si è presa la fetta migliore della torta. Allora, siamo appunto fermi in questo momento così difficile ancora adesso, non riusciamo a darci pace che sia successo questo e che non siamo riusciti prima a elaborare questa cosa. Quindi ci stiamo tormentando. Qual è la buona notizia di questa porta che si apre? Che finalmente accettiamo questo cambiamento che noi non avremmo mai voluto, che però abbiamo subito e non possiamo fare nulla perché così stanno le cose. Qui questa nuova vita è quella che ci aspetta. È una porta che ci dice: riesci a chiudere quella che sta dietro di te per aprire quella successiva. Qui entro, spero, insomma, questi tempi brevi che stiamo considerando, o qualcosa o qualcuno interverrà nella nostra vita, anche in modo magari fortuito, per aprirci gli occhi, non tanto su quello che è accaduto, perché quello purtroppo ormai lo sappiamo fin troppo bene, ma su quello che ci stiamo perdendo. Avverrà qualcosa anche improvvisamente che ci farà crescere. Qua riprendiamo il desiderio proprio di evolvere. Questa nuova vita è proprio nel senso di quest'orso, è una crescita nostra personale, un riuscire a digerire quanto è successo e andare oltre, ma andare oltre alla grande però qua, perché qui non stiamo parlando di mettercela via e aspettare che arrivi qualcosa di nuovo. Qui è proprio una sferzata di energia nel momento in cui capiamo che è inutile piangere su quanto è accaduto, è inutile recriminare, incolparci, darci responsabilità che insomma alla fine non ci sono, perché è una cosa che è accaduta, quindi noi non avremmo potuto fare niente, se avessero voluto coinvolgerci in questo cambiamento ci avrebbero informato per tempo, ci abbiamo provato. Ma allora a questo punto, questo imperatore che ci parla anche di questo restare un po' lì nelle sabbie mobili, questo imperatore a questo punto diventa riprendere il comando della nostra vita, di una vita nuova, e quest'orso finalmente ci parla di crescita, di miglioramento. Avremo anche amici che ci aiutano, avremo persone che ci possono dare una spinta verso l'alto, farci prendere di nuovo coscienza di quanto valiamo. È una porta importante questa che si apre, perché insieme a questa nuova vita, una nuova vita non soltanto dal punto di vista pratico, ma soprattutto per quanto riguarda proprio il nostro morale, che devo dire adesso non è né a terra né non a terra, non è. Stiamo come vivendo in una via di mezzo, in una dimensione che non ci fa star bene, non ci dà carica per il futuro, non ci fa neanche sì, ci fa rimpiangere il passato, ma quello bello, non certo quello degli ultimi tempi, quello che sappiamo ormai che non tornerà più. Quindi qui avremo in modo rapido, ma difatti stiamo guardando per le prossime settimane, le prossime 2 settimane, un aiuto anche di qualcuno che ci farà riprendere il desiderio di progredire, di archiviare ciò che non è più, di nuovo una presa di coscienza di quello che valiamo, e una crescita conseguente a questa
questo miglioramento del nostro stato emotivo. Quindi avanti con nuove iniziative, vedrete che arriveranno cose poi belle, perché finalmente sarete ricettivi. Quindi è sempre il gioco degli specchi, no? Noi sorridiamo all'universo e l'universo ci sorride, l'universo ci vede lì a meditare, a rimuginare sul passato e quello ci dà. No, è proprio un fatto di essere finalmente più positivi. Non è tanto una banalità perché secondo me per come state adesso avete un po' la convinzione che mai più tornerete con quella spensieratezza, quella fiducia verso il prossimo, con quel desiderio di progettare che avevate un tempo. È un po' che vi siete man mano andati appassendo, no? E invece sorpresa vuole che qua accadrà qualcosa di bello. Vedo soprattutto persone che già conoscete che vi possono aiutare e che vi daranno nuovi stimoli. Soprattutto, appunto, se dobbiamo proprio rispondere alla domanda che sta alla base di questo interattivo, che quale porta si aprirà? Quella della archiviazione, quella di chiudere la porta prima per aprire quella dopo. Può succedere anche a voi che pensate che ormai il meglio sia passato, no, il meglio deve ancora arrivare, quindi vedrete che alla fine considererete questo periodo, soprattutto quest'ultimo in cui siete stati fermi a pensare all'accaduto, se non come una perdita di tempo, beh, del tempo impiegato per capire che se gli altri ci fanno qualche cosa, bisogna imparare ad andare avanti e dimostrare, prima di tutto a noi stessi, ma poi al resto del mondo, che siamo perfettamente in grado di risollevarci e di andare avanti da soli. Qua lo siete, perché questa è una carta proprio che parla di crescita professionale, spirituale, personale, un po' in tutti i sensi, quindi anche emotiva, ed è abbinata proprio alle stelle. Quindi qui si ritrova la stella, la guida, no? Possono essere persone che ci stanno accanto, ma soprattutto siamo noi che ritroviamo noi stessi. Quindi si rinasce a nuova vita. Stesa migliore non poteva essere per inaugurare. Questa è la prima delle tre varianti, quindi io sono molto 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 contenta. Perciò spero che tanti si siano ritrovati in questa stesa. Chi comunque ha scelto la pietra bianca, questo video finisce trionfalmente qui. Quindi se vi è piaciuto mi raccomando mettete il like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Iscrivetevi anche alla newsletter da qua sotto o da cartomantic.com. Io con questo vi saluto, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao. Vediamo ora quale sarà la porta che si aprirà per chi ha scelto la pietra verde. Naturalmente, come sempre, partiamo da guardare e controllare le energie per la situazione di partenza e anche per come siamo arrivati fino a qui, prima di scoprire qual è questa porta. Allora, diamo un'occhiatina come sempre partendo dall'oracolo delle risposte, che è sempre così puntuale. Allora, co-creare. Bello, questo mi dà un'idea di, vabbè, a parte di collaborazione, ma di qualcosa che è in evoluzione e che forse sta aspettando il momento per sbocciare un progetto. Chissà di che cosa staremo parlando. Adesso vediamo, con questi ne estraiamo tre, proprio per controllare come siamo arrivati fino a qui e quali sono le energie con cui affronteremo questo cambio? È comunque una porta che si apre, sempre un cambio che si spera assolutamente positivo. D'altra parte, sull'idea di una porta che si apre ci parla di sblocco, di qualcosa che avanza, no? Quindi assolutamente positivo, sì. Vediamo come siamo arrivati fino a qui. Allora, questa è un'avventura in cui ci siamo messi, qualcosa dove abbiamo dovuto mettere in gioco forse le nostre certezze, che ha comportato, come vedete, questa energia di lotta. Probabilmente sono state trovate anche delle avversità sul percorso, delle resistenze, comunque qualcosa per cui abbiamo dovuto metterci in gioco in primo piano. E questo futuro, che poi sarebbe la torre, comunque un'energia di sblocco, come improvviso, che ci parla proprio di finalmente il momento clou. Questa energia di co-creare mi dice che in questa avventura non siete soli. Vediamo che cosa sarà. Certamente è qualcosa su cui avete investito anche in termini di tranquillità, come diceva, proprio essersi messi in gioco.
Allora, vediamo quale arcano ci aiuta a comprendere la situazione. Allora, è la giustizia. La giustizia qui si riequilibra qualche, riequilibra, scusatemi, qualche cosa. C'è finalmente la messa a punto di di un progetto, di un'idea, di qualcosa che avete co-creato. Sono carte che ci parlano finalmente di un raggiungimento di quello che ci siamo prefissati, anche magari in modo piuttosto improvviso, però è appunto questa meta ha comportato da parte nostra una bella resistenza, perché qui c'è proprio lotta, insomma, siamo dovuti andare magari contro qualche schema prefissato, qualche schema sociale, oppure proprio qualche avversità, qualcosa che abbiamo fortemente voluto, ma che non tutti volevano come noi. Eppure non eravamo soli, potrebbe essere l'amore, quindi una storia di quelle cosiddette impossibili. Potrebbe essere anche il lavoro, i soldi, un progetto non solo di lavoro, ma un progetto di vita. Allora, vediamo che cosa abbiamo qua. La porta d'inverno. Allora, quando ci troviamo davanti a questa porta d'inverno, che a me piace tantissimo, perché comunque se state a guardare anche le immagini sono veramente belle, però qua parla proprio di preparazione, di qualcosa che è stato. Come in inverno, come pensiamo ai semi che in inverno stanno sottoterra e poi sbocciano, no? Sono progetti che hanno portato via, insomma, ci hanno impiegato molto del nostro tempo, a cui abbiamo dedicato tanto, però è veramente una rinascita dopo un periodo, diciamo, difficile, insomma, l'inverno è rigore, è freddo. Certo, insomma, non è la primavera. Primavera che invece si apre davanti a questa porta quando abbiamo l'apertura di questa porta della porta dell'inverno, finalmente arriviamo a maturazione di qualche cosa che ci ha effettivamente fatto un po' penare. Qua questa porta non ci parla di questa energia di co-creazione, però lo fa la carta apposita, quindi mi viene da pensare proprio che è qualcosa che insieme a qualcuno abbiamo portato avanti a dispetto dei santi, adesso vedremo di che cosa si tratta, e che dopo un periodo particolarmente difficile finalmente si sblocca. Questa giustizia che abbiamo visto qua ci dice che potrebbe intanto essere trattarsi proprio di una causa che vinciamo, perché può essere anche letteralmente la giustizia. Guardate quant'è bella la giustizia in questi tarocchi. Oppure è semplicemente che appunto, si riequilibra secondo giustizia una situazione che noi abbiamo fortemente voluto ma che ci è stata osteggiata. Adesso guardiamo il taglio e poi stendiamo le nostre carte. Allora, io qua lo so che di solito cerco di dare spazio un po' a tutti i settori della nostra vita, però qua in effetti calcolando che nelle stese che vedete qui voi siete sempre la consultante, perché le carte le stendo io per voi come se le stendessi per me, io qua vedo una bella sorpresa, una bella, chiamiamola pure fioritura, qualcosa che vi fa, vi rende molto felici e che riguarda l'altra persona. Quindi, insomma, poi può essere che questa persona in realtà sia qualcuno con il lavoro, qua altro che sorpresa, un cambio, altro che lotta che abbiamo avuto qui. Dunque, qui è qualcosa che ricomincia da zero. Vediamo cosa abbiamo qui. Vedete questa torre, l'abbiamo proprio in questa falce, in questo senso. Qui vi arrivano delle notizie. Allora, senza voler per forza parlare di ritorno, ecco, volevo dire, non è che io non voglia parlare di ritorno, è che è la domanda più gettonata, naturalmente, anche quando me le chiedete proprio personalmente, e so che è molto appunto desiderata come stesa, però
cerco sempre anche di rimanere un pochino al margine perché non è che tutto è ritorno di quella persona. Il ritorno può essere anche il ritorno di un lavoro, può essere anche la metamorfosi di qualcuno che dopo essere stato in una fase che con noi era incompatibile, si trasforma. Difatti qui abbiamo una trasformazione innanzitutto verso una spontaneità, quindi abbiamo qualcosa che dopo lunga incubazione finalmente dà uno sbocco, no? È qualcosa per cui abbiamo lavorato molto. E difatti, io come prima cosa qui devo dirvi la verità, vedo lo sblocco di una causa, lo sblocco di un contenzioso, di qualcosa che avete probabilmente gestito grazie anche all'aiuto di qualcuno, e è una causa o comunque insomma, un confronto dove però c'è la legalità. Che avete fatto contro ogni speranza. Qua proprio la lotta facilmente possiamo individuarla con un processo, comunque con l'iter che segue normalmente una pratica, una causa, e finalmente qui arriva improvvisa la chiarezza della situazione e delle notizie che arrivano verso di voi e trasformano la situazione, dando finalmente luogo a un nuovo inizio. Questa è una cosa che è stata covata, questa avventura co-creata, intendiamoci che co-creata non può soltanto far riferimento a legali, può essere anche qualcuno che vi ha aiutato a raccogliere delle prove, qualcuno che ha accettato di testimoniare con voi, e in questo caso la giustizia vuol dire proprio quello, quindi io direi che questa lotta parla di questa causa e questa torre, questo fulmine, lo identifichiamo proprio con questa falce. Qui abbiamo l'ente, quindi il tribunale, comunque l'ente giustizia, con insomma, le serpi. Purtroppo salviamo la parte buona delle serpi, se ce n'è, sono proprio quei confronti verbali che vengono fatti sulla base di prove anche meticolose, sull'elaborazione di elementi che apparentemente possono essere insignificanti, ma se trattati in un certo modo danno degli esiti favorevoli per noi. Quindi qui c'è qualcuno che proprio ha rimesso in gioco, ha reimpastato, e anche questo non è sempre una brutta parola che a noi risuona come un aggiustamento o un qualcosa di poco onesto. Qui sono state utilizzate delle argomentazioni in modo professionale, perché insomma qui è qualcuno che la lingua la sa usare piuttosto bene. E la porta che si apre, secondo me, la prima interpretazione che abbiamo qui è proprio quella di una svolta totale della situazione, anche grazie a questa giustizia, che direi che la fa da padrone in questo senso. Chiarezza è fatta, dopo lungo tempo finalmente abbiamo il risultato al quale stavamo puntando da molto. Risultato che forse non tutti coloro che ci circondavano pensavano che avremmo ottenuto, probabilmente qualcuno ci aveva anche cercato di trattenere, non fare questo perché ti prendi una frattura, ti prendi una batosta, non ti mettere in questo, accontentati di quello che hai. Sta di fatto che qui invece avete fatto bene a tentare, e qua entro 15 giorni, perché questo è il tempo che abbiamo settato prima, la porta che si apre è proprio questa, è quella della non sarebbe neanche vittoria, è proprio il riconoscimento delle vostre ragioni, il riconoscimento di quello che, per cui avete lottato. È un forte cambiamento, e poi, a parte che questa è innocenza, quindi se per caso voi eravate stati condannati, insomma, comunque tacciati di essere la parte cattiva della storia, no? Qui dimostrate proprio l'innocenza, perché il bambino è questo ed è proprio in mirroring con la torre, quindi è proprio un riconoscimento ufficiale del fatto che voi ne uscite puliti, oltretutto questo bambino insieme ai gigli, può proprio dire che questa notizia sta per arrivarvi. Quindi questa porta d'inverno porta questa rinascita dopo un lungo covare, dopo un lungo lavorare per dimostrare questa cosa. Quindi questa è sicuramente, a mio parere, poi naturalmente ce ne possono essere molti altri, no? Può essere anche qualcos'altro, ma per me la prima interpretazione è proprio questa, perché questa stella rispecchia proprio tutto un percorso fatto allo scopo di arrivare qui,
di aver tenuto duro, di aver lottato e di aver saputo utilizzare bene gli elementi che avevamo a disposizione, di esserci affidati alle persone giuste e quindi di aver ribaltato completamente un verdetto o comunque insomma come si era pronunciato l'ente ufficiale, quindi appunto il tribunale, ed essere arrivati a questa trasformazione che ci fa vedere come la parte che ha ragione, no? O se dovevate dimostrare di essere innocenti, quindi di non avere colpa dentro questa causa, e qui ne uscite effettivamente innocenti. Quando dicevo del ritorno, che ritorno è sempre una cosa molto generica, quindi è importante anche connotarlo nella maniera giusta, allora qui potrebbe tranquillamente essere, però lo metto in secondo piano, proprio una trasformazione, se avete avuto una separazione, un litigio, un allontanamento da parte eseguito da qualcuno già nei vostri confronti, per cui se avete subito un allontanamento, perché qui c'è proprio l'intervento di madrelingue cosiddette, no? Quindi qualcuno che ha messo zizzania, allora qua non vi siete accontentati giustamente di essere messi da parte per una cosa in cui vi ritenevate estranei e anche qua, andando a rischio di vedersi rifiutati una seconda volta, qui avete proprio messo una trama in atto, quasi, anche un po' delle trappole, insomma, per far cadere chi aveva un po' cospirato contro di voi e siete riusciti a dimostrare che non era vero niente. Da qui a parlare di ritorno, ce ne passa. È vero che arriva questa sorpresa, questa cosa bella da parte di una figura che non siete voi, quella il consultante che avete visto, ma io lo posso benissimo vedere nel contesto della causa, perché potrebbe essere questo cavaliere che vi porta una notizia che ribalta la situazione e la fa diventare bella per voi. Se invece dovessimo proprio vederla, ce n'è, insomma, per poterla vedere così, come un ritorno, qua non è un vero ritorno di una persona verso di voi, siete voi che riuscite a dimostrare di essere stati vittime eventualmente di proprio una manipolazione dei fatti, quindi di un'intromissione certamente non desiderata e mal tollerata, e avete messo piano piano insieme tutti i pezzettini e adesso riuscite a provare che non era vero niente. Da qui a dire che per banalizzare fate pace, ce ne passa. Anzi, secondo me, una volta dimostrato che è stata una trappola e che quindi vi siete trovati in mezzo a una, chiamiamola con un termine forte, una cospirazione, e poi dopo vi prendete la soddisfazione e anche un po' sfiniti vi andate a godere il vostro stato ormai di soddisfazione dopo aver dimostrato come stavano realmente le cose, o in solitudine o con qualcun altro, magari proprio con quel qualcuno che vi ha aiutato. Cioè, questo non è il ritorno, ritorno, ritorno. A parte che, come dicevo, il ritorno può essere tantissime cose, ma classicamente si intende una persona con la quale ci siamo lasciati che torna per stare con noi, no? Invece no, qui più che ritorno ti dimostro che hai avuto torto, che ti sei comportato male con me, adesso che l'ho dimostrato puoi tornare dove sei stato fino adesso. Quindi è una sorta di ritorno anche questa, però è più focalizzata su un recupero di una vostra dignità, sul recupero delle vostre ragioni, su questa giustizia. Quindi si apre una porta, un rinnovamento, rinascete, e difatti qua abbiamo il bambino, ritrovate finalmente voi stessi, uscite da questo stato di lotta, di rabbia e anche di incertezza, perché insomma, non è facile, a volte può essere quasi più difficile in campo sentimentale che se invece parliamo di qualcosa di legale, andare a dimostrare che non è vero niente di quello che ti hanno detto, e a volte risulta anche un po' umiliante, mentre se siamo in un contesto ufficiale, fornire delle prove per la nostra innocenza o per avere comunque ragione fa parte del gioco, andare magari a dimostrare che non è vero quello che ti hanno detto su di me, perché invece le cose sono andate così, perché era impossibile che io fossi là, insomma. Non è bello, è una sensazione molto più difficile da tollerare, no? Perché il contesto è sbagliato, se due persone stanno insieme bene, se no no, ma andare a dimostrarti che non ero col tale o quella tale alla talora,
Dopo un po' passa la poesia, difatti questo succede. Però vi mancava, eventualmente, se foste in questo secondo tipo di interpretazione, vi mancava proprio il puntino sulla i. Non vi andava proprio bene di essere stati messi da parte con delle bugie, no? E quindi anche questa seconda interpretazione ci sta. Però ripeto, non è un vero ritorno, è un ritorno della vostra serenità. Ma non vedo qua tornare l'amore, proprio una soddisfazione che vi prendete. Come ultima cosa, le due cose possono essere insieme, quindi potrebbe esserci una causa, magari tra due persone che stanno separando, stanno divorziando, e adesso non è che succede, non c'è più la prigione per adulterio, però potrebbero saltare fuori delle cose magari non vere riguardo anche a rapporti che avete avuto con altre persone che non avreste dovuto avere secondo la controparte e che infatti non ci sono mai stati, e quindi le due cose potrebbero anche coesistere. Sta di fatto che qui è proprio un riuscire a ribaltare qualcosa che vi stava stretto e prendervi la soddisfazione, quindi un rinascere, un rinnovarsi, proprio uscire puliti da qualcosa e dare anche una lezioncina a chi sta dall'altra parte, dopo tanta tanta fatica. Qui c'è qualcuno che vi ha aiutato, qualcuno che è stato dalla vostra parte, c'è anche stato qualcuno che non lo è stato, quindi voi saprete prendere nota di tutto senza desiderio di vendetta, però saprete comunque anche poi come regolarvi in futuro. Bene, quindi per chi ha scelto questa pietra verde, così stanno le cose, la porta che si apre è quella della giustizia, del riconoscimento di quello che vi spetta, soprattutto della vostra parte di verità che con tanta fatica avete messo in luce. Sono molto contenta per voi, queste cose sono belle da sentire, quindi vi auguro che si verifichino presto. Nel frattempo, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, seguitemi su Instagram, iscrivetevi alla newsletter. Potete farlo da qua sotto o da cartomantic.com. Io nel frattempo, come sempre, vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao. Vediamo per chi ha scelto la pietra blu, quale sarà la porta che si aprirà entro un paio di settimane, andando come sempre prima a considerare le energie generali sulla situazione che poi prenderà in considerazione la porta, quindi sulla quale si aprirà questa porta. Allora, spingersi al limite. Beh, questa porta alla fine la spalanchiamo con un calcio qua, se questa è l'energia. Caspita. Allora, vediamo un attimo anche qui le energie un po' più particolari con gli Osho Zen e considererò tre carte per vedere come siamo arrivati fino a qui, che cosa ci ha portato davanti a questa porta, che insomma sembra proprio che stia per aprirsi. Speriamo di fare in tempo a tirare giù gli Osho Zen, perché dà proprio un'idea di... Una spinta forte forte, vediamo. La creatività, la colpa, il matto. Allora, energie direi sì, spinte al limite. Qui un grande impulso forte, positivo. Tra l'altro questa creatività è proprio quella dell'imperatrice, sono le energie della carta dell'imperatrice, dei tarocchi, quindi qui l'imperatrice, come sapete, è gravida di idee, di cose che devono nascere, si spinge, e qui siamo spinti al limite, siamo al limite del parto, direi, ma abbiamo anche un senso di colpa, quindi questo senso di colpa che si può anche in parte ridimensionare, diciamo, però c'è qualcosa, c'è la vocina dentro che ci dice: forse non era il caso. Quindi c'è qualcosa che ci trattiene all'interno però di un evento o una situazione che per noi è molto ma molto ma molto importante, perché questa spinta se le mangia tutte quelle che arrivano dopo. Totale, siamo in questo momento con l'energia del matto, quindi un'energia che non sa bene dove andare, un po' caotica, un po' inconcludente, forte, fortissima, perché è allo stato proprio di massima concentrazione, ma che vaga un po' come una mina, quindi non sappiamo bene dove andare, ci siamo spinti effettivamente al limite, quindi sono proprio curiosa di vedere quale porta si aprirà in questo senso. Andiamoci ad aiutare con un arcano maggiore. Cosa abbiamo qua? È la forza, difatti. Pam! Spingersi al limite, la forza. Anche questa combinazione di creatività e di colpa che
fanno una specie di miscela esplosiva. Beh, adesso vediamo sta porta perché sono curiosa io, insomma, voglio proprio vedere che cosa succede. Senza contare che poi voglio anche vedere che cosa ci esce da Elena. Qualche dettaglio. Comunque, sereni, perché la porta si apre, bisogna vedere quale. Speriamo che risolva questo conflitto che veramente è molto forte, perché sono due carte potenti, quindi sono tutte potenti allo stesso modo, però diciamo che in questa combinazione, insomma, danno anche un po' di, se non di ansia, un po' di agitazione, insomma, e di curiosità. Allora, la sublime porta. La sublime porta. Beh, insomma, allora, ero preparata a qualcosa di molto peggio, se devo dire, nel senso che, come avete capito anche dal tono, insomma, questa triade non era proprio delle più tranquillizzanti, soprattutto si è abbinata a questa energia di spingersi al limite. Allora, la sublime porta parla di, o soprattutto di disinteresse, ma non disinteresse verso qualcosa, disinteresse da parte di chi ci aiuta, no? Di qualcuno che ci può consigliare, che ci può guidare. E un po' in un caos, qui siamo un po' effettivamente nel caos e anche questa forza, sapete bene che quando non è nella sua accezione più positiva, questa forza può essere un po', insomma, un po' castrante, è qualcosa che magari usiamo pur di uscire da una situazione, ma non ce la si fa. Quindi siamo in un momento di impasse. Qui troviamo qualcuno che ci aiuta, qualcuno che ci consiglia, qualcuno che ci dice che cosa potremmo fare, una persona sincera che ci dice magari anche esattamente come vede la situazione. Ci dobbiamo fidare. Questa è la porta che si apre. Vediamo perché siamo in questa situazione con questa porta, perché potrebbe anche essere che questo senso di colpa sia nei confronti proprio di chi apre quella porta. Vediamo un po', sono proprio curiosa. Qui c'è qualcosa di chiuso, di rinchiuso in noi, noi siamo abbastanza aiuto. Io penso che vogliamo uscire da questa torre in cui ci troviamo per senso di colpa e per aver esagerato, ma ci risulta molto molto difficile, non sappiamo da che parte andare. Ecco che si apre questa porta. Un segreto. Eccolo qua. Eccola la connessione, il giglio con questa porta. Posso dire che queste carte mi stanno facendo tirare un sospiro di sollievo. Allora, qui state vivendo una situazione di ambiguità nei confronti di qualcuno. Vi siete fatti trascinare da questa creatività, da questa energia folle. Bella finché è durato il momento, probabilmente dura ancora, ma qui avete una persona che sentite di aver tradito e alla quale non sapete come confessare l'accaduto. Siete veramente in un brutto momento adesso, non sapete che cosa fare. Quest'ancora che pur ci dice che siamo in un momento di stabilità, però ci parla anche di immobilità, quindi è come muoversi in un campo minato qua, quindi sto fermo così non succede niente. Ecco perché c'era anche la torre. Non mi muovo, mi isolo, non dico niente, così non scoppia la bomba. Però nel frattempo mi sento male, pur essendo magari felice per la situazione nella quale mi trovo, che però è la stessa che mi genera questo senso di colpa. Aiuto, no? Quindi il matto, ma dove vado? Cosa faccio? Come mi muovo? Mi muovo, sto fermo. Qui abbiamo qualcuno a cui rendersi conto e adesso a rendere conto e adesso ci sentiamo come se ci fossimo spinti al limite. Che cosa può essere? Beh, allora, innanzitutto può essere, diciamo, un tradimento, se vogliamo parlare di sentimenti, vogliamo, parliamone. Qui potrebbe essere che stiamo vivendo una storia col migliore amico,
del nostro partner o con il partner del nostro migliore amico, della nostra migliore amica. Quindi è una situazione dove vi siete lasciati trascinare per passione, pensando magari che si sarebbe aggiustato tutto, che fosse un fuoco di paglia, che finito quel momento sarebbe poi andato tutto a posto, e invece tutto a posto non è, perché voi state benissimo, però adesso non sapete bene da che parte muovervi, eppure volete salvaguardare anche il rapporto con quest'altra persona, quindi non sapete cosa fare, perché se confessate ve ne giocate uno, se non confessate vivete in un momento, in uno stato di perenne falsità, di bugia che non vi appartiene, perché se vi apparteneste, foste delle persone veramente sleali, questo senso di colpa non esisterebbe. Questo spingersi al limite non rientrerebbe nelle sensazioni che provate. Sarebbe una cosa magari all'ordine del giorno per voi. Invece, evidentemente, siete persone sensibili e adesso vi trovate davanti a una scelta da compiere, per qualcosa di segreto che vorreste manifestare, anche perché per voi è motivo di felicità, ma che per ora rimane chiuso, 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 chiusissimo. Voi immobili e questa cosa chiusa, ma dentro questa bara, insomma, senza fare delle considerazioni anche di cattivo gusto, però diciamo che non ci state bene, perché preferireste poter parlare con tutti nel vostro stato di felicità, o in ogni caso preferireste essere con su questo sole a illuminare la situazione di tutti, che tutto fosse appunto alla luce del sole. Allora, quello che forse non sapete è che la persona verso la quale vi sentite in colpa, credetemi che secondo me ha subodorato qualcosa, qualcosa già sa. E se non ha detto è perché è un po' lo stesso vostro timore, ma tiene tanto a voi. E qui questa persona amica che vi viene incontro è proprio quella che voi pensate di aver tradito. Questo Giglio è proprio l'amico sincero, la persona che vi parla in tutta franchezza, che tiene alla vostra amicizia e soprattutto che pensa che non ci sia e né mai ci sarà un motivo valido per interrompere il rapporto che c'è tra di voi. Certamente quello che state vivendo è un momento particolare, di quelli che non capitano a tutti. Allora, intanto appunto, vi rassicuro sul fatto che questa persona che potrebbe essere quella direttamente interessata per questo vostro senso di colpa è aperta alla comprensione, alla discussione della situazione. Soprattutto quando c'è questa porta, non è solo una persona che vi aiuta, siete circondati da qualcuno che può darvi un consiglio esperto. E difatti qua abbiamo proprio la carta della saggezza. Con questa saggezza, la forza, intanto quella che è uscita prima, assume finalmente una connotazione positiva, perché questa è anche la forza d'animo, no? Vi toglie questo senso di disagio e vi mette in condizioni di affrontare, certo, un atto di coraggio ce ne vuole, però voi volete compierlo, cioè non siete vigliacchi che sperano di non essere scoperti, che qua vorrebbe che tutto fosse alla luce del sole, no? Già abbiamo spiegato, c'è questo segreto che in questo momento conservate vostro malgrado dentro di voi, ma che volete che esca alla luce del sole. Temete di perdere qualcosa. Allora, questa stesa con questa sublime porta, è sublime proprio perché parla del disinteresse da parte di qualcuno, inteso come una persona disinteressata che può molto ben consigliarvi, può darvi aiuto, può fare anche a volte da intermediario, soprattutto per quello che vedo qui. Allora, vi siete spinti al limite. Se voi sarete, questo è il succo, sinceri come l'aiuto che vi viene proposto, quindi è un po' come quando si va dal medico e non gli si dice qualche malanno per paura che ci dica che abbiamo da fare qualche analisi e poi dopo ci troviamo che dobbiamo farne il doppio. Allora, qui verrà offerto l'aiuto da parte di qualcuno. Qui c'è addirittura la persona verso la quale provate colpa, che potrebbe essere la persona che vi viene incontro per parlare perché qualcosa sa. Qui c'è solo una via d'uscita per arrivare a questo albero che è finalmente il ritrovamento del vostro equilibrio ed è parlare veramente con il cuore in mano, parlare come se fosse già stato tutto risolto, dire la verità, naturalmente nel rispetto dei sentimenti di chi avete di fronte, ma ripeto, se siete in questo stato d'animo è superflua ogni raccomandazione perché parla già di voi il fatto che vi sentiate così, non è da tutti. Ci sono molte persone che vanno molto più leggere su queste situazioni, invece voi proprio non riuscite a vivervi appieno una situazione
da quello che vedo, una felicità per un rapporto con qualcuno, perché manca proprio la semplicità e la sincerità che per voi sono fondamentali. Quindi se voi riuscirete a parlare a cuore aperto con chi vi sta offrendo un aiuto, allo stesso modo a cuore aperto questa persona vi dirà quali sono i consigli, qual è il percorso da seguire per riuscire a mantenere armonia. Non è facile, guardate che comunque qui è appunto quello che vi ho detto, secondo me è una delle tante possibilità. Potrebbe anche essere un altro genere di tradimento, non soltanto in campo sentimentale, magari anche in campo professionale, tipo appunto se c'è un'amicizia tra due persone che casualmente lavorano insieme o sono colleghi, quindi uno sgarbo, qualcosa che a voi ha fruttato e all'altra persona invece no, e ancora però non sa o pensate che non sappia che ci siete di mezzo voi in questo peggioramento della sua situazione. Qui proprio vi viene cantato che l'unica scelta è la sincerità e che ritroverete la serenità, ritroverete il centro di voi stessi proprio se accoglierete l'aiuto che vi viene offerto. È una persona probabilmente o di una certa età, oppure comunque di una certa esperienza. Esperienza, che cosa vuol dire? Non che abbia fatto quello che avete fatto voi molte volte, ma di esperienza proprio nelle relazioni umane. Qui, anche se si dovesse trattare di lavoro, siamo di fronte a qualcuno che vi fa vedere questa situazione proprio dal punto di vista del lato umano di chi è coinvolto, no? Quindi salvare proprio il rapporto, perché è questo che vi preoccupa. Oddio, non è che non vi preoccupi anche non perdere quello che avete ottenuto, se si tratta di una persona che ormai amate, con cui siete una relazione, siete coinvolti, avete paura anche che si creino dei dissapori, che magari questa persona si spaventi e si allontani. Se invece è lavoro, magari che vi venga chiesto di riequilibrare un po' la situazione. Questo effettivamente un po' c'è, ma non abbastanza da sovrapporsi a questo desiderio di essere finalmente senza segreti. Vi pesa enormemente questa cosa. Allora, beh, questa persona che vi aiuta capita fagiolo e, come dico, può non essere sola, può essere anche il diretto o la diretta interessata di questo vostro senso di colpa, possono essere più persone insieme, ma soprattutto la connotazione di questa persona che vi tende una mano è quella di una grande saggezza, di una grande tranquillità. Quindi si apre questa porta, finalmente vi liberate di questa brutta sensazione di essere un po' dei traditori, di essere qualcuno che vive nella menzogna, che proprio vi fa stare malissimo. Si apre finalmente la porta verso un chiarimento. Questa vi si apre la porta per scappare da questo brutto sentimento che provate qua verso voi stessi. Però la strada per aprire questa porta, per arrivarci, è proprio quella di usare il massimo della sincerità, della schiettezza, dell'onestà, che ripeto, non vi manca, perché se vi mancasse non sareste qui a starci male. Quindi non è un grosso sforzo. Qui la benedizione è che troviate qualcuno che vi aiuta, vi prende per mano e vi fa arrivare proprio qui, vi dà questa forza. Quindi questa porta, quando si aprirà per voi, sarà, ve la ricorderete per un po', quasi non ci credete adesso che si possa risolvere questa cosa, ma vedrete che tra l'altro succederà anche entro, spero, le 2 settimane che abbiamo detto, ma poi quando succederà saranno tempi abbastanza brevi, non vedo grandi trattative, mesi, no? Anzi, è una cosa quasi, direi, rapida, se posso dire quasi ridicola, se rapportata a tanto tempo che avete passato macerandovi in questo senso di colpe e di inadeguatezza. Direte probabilmente: se l'avessi saputo prima l'avrei fatto. Beh, ma lo fate adesso, probabilmente perché c'è un tempo per tutto, avete avuto modo di ragionare su come stavano le cose, vi siete magari anche chiariti le idee. Se è per una relazione, su quello che realmente provate per questa persona, e quindi se vale la pena, e io mi auguro di sì, con tutto sto caos che è successo, veramente almeno speriamo che vi siate spinti al limite davvero per qualche cosa di valido. Io penso di sì, però
penso che abbiate trovato veramente la persona che vi ha fatto girare la testa, mentre per lavoro, beh, vi siete probabilmente fatti invece le lusingare da una situazione molto conveniente. Forse all'inizio neanche pensavate di poter danneggiare a questo punto, fino a questo punto, una persona alla quale tenevate, poi vi siete trovati dentro ingarbugliati, esattamente come per la situazione invece sentimentale, no? Le cose sono andate e si sono accavallate molto velocemente. Ad ogni buon conto, adesso sapete che questo che per voi stava diventando un mezzo incubo, bene, la porta si spalanca proprio sulla soluzione, sulla schiarita, e quindi ritorna finalmente questa primavera. Di questa creatività, di questa energia dell'imperatrice, finalmente torna anche per voi e vi riconoscerete, mentre ultimamente avete avuto dei problemi di identificazione con voi stessi, ed è normale quando le cose prendono una piega che mai avremmo pensato, e allo stesso tempo però ci sentiamo felici per quello che l'ha causato. È una sensazione piuttosto strana. Si apre la porta e ne uscite. Credo che questa cosa, questa storia resterà con voi, anche gli esiti di questa storia e anche questa porta resteranno con voi a lungo, nella vostra memoria, nel vostro cuore, e sarà forse uno degli episodi significativi proprio della vostra vita. Queste sono carte molto molto importanti che segnano. Io sono contenta di dirvi che alla fine tutto si risolverà nel migliore dei modi, e io vi auguro poi di saperlo gestire anche successivamente, ma da quello che vedo, insomma, per le persone che siete, credo che sia stato messo insieme tutto questo ambaradane perché ne valeva veramente la pena. Quindi siamo arrivati alla fine anche di questo messaggio, per chi ha scelto la pietra blu, mi raccomando, mettete il like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale. Seguitemi su Instagram, venitemi a trovare su cartiemantique.com, e da lì o da qua sotto le indicazioni del video potete iscrivervi alla newsletter. Io con questo vi faccio come sempre un enorme in bocca al lupo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao a tutti. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo interattivo, abbiamo visto qual è la porta che sta per aprirsi davanti a noi nell'immediato futuro. Vi ringrazio di essere stati con me fino a qui, di avermi tenuto compagnia. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina, e di iscrivervi anche alla newsletter con il link che trovate qua sotto, o su cartomantic.com, che è il sito appunto collegato al canale. Con questo io vi ringrazio ancora, vi saluto, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me. Su Cartomantica, ciao a tutti!